A Port Moresby è la fine di aprile. Le nuvole dei monsoni di nord-ovest si vanno lentamente aprendo. A Papua Nuova Guinea la stagione delle piogge tornerà tra un anno. Ad ovest da qui scorrono fiumi enormi. Il coccodrillo è ancora il più grande dei predatori dei corsi d'acqua della Nuova Guinea. È talmente rapido che riesce a catturare gli uccelli che sorvolano la superficie dell'acqua. Spesso attende immobile, mentre animali di grossa stazza come questo sambar vengono ad abbeverarsi. Il coccodrillo è il più intelligente dei rettili, è grosso e molto veloce, sulle brevi distanze più veloce dell'uomo. Nelle incisioni e nei dipinti, gli occhi del coccodrillo vengono comunemente ritratti come quelli dell'uomo, con grandi pupille rotonde e intense. Chi viene attaccato da un coccodrillo raramente riesce a vederlo. I coccodrilli osservano la preda da molto lontano, poi si immergono e si avvicinano in silenzio. Questo è lungo 5 metri, quanto basta per uccidere un cavallo. Il villaggio fluviale di Moveve, nel Golfo di Papua. Fa caldo e gli argini rossi sono coperti di palme di sago e cocco. Ogni giorno qualcuno viene al fiume. La sponda del fiume è adatta a trovare di che sfamarsi, pesce, palme di sago che vanno liberate dalle fibre dell'albero. Ma il fiume è non solo portatore di vita per gli abitanti del villaggio, ma anche di morte. Thank you.
Essere uccisi da un coccodrillo è considerata la morte peggiore, in quanto non è possibile recuperare il cadavere per le cerimonie funebri. Secondo le credenze del luogo, il coccodrillo ucciderebbe la vittima indicatagli mediante rituali di magia nera. Per questo osserverebbe a lungo la preda, per essere certo di uccidere la persona giusta. Seicento chilometri a ovest di Port Moresby, gli alberi e la vegetazione fanno pensare a una terra asciutta, ma in realtà ci troviamo nelle paludi del bacino del fiume Fly. Alla fine della stagione delle piogge è una delle più grandi paludi del mondo e luogo di riproduzione dei coccodrilli. In questa vasta zona paludosa vivono meno di 4.000 persone che costruiscono i villaggi su alti terrapieni di fango. Questo è il villaggio di Kavianange, che conta circa 300 abitanti. Le paludi del fiume Fly non hanno subito modifiche ad opera dell'uomo. La terra da coltivare è pochissima e la gente vive di caccia e di pesca, macropi, pecari, pesci e coccodrilli. Sebbene Kavianange si trovi a oltre 200 chilometri dal mare, i laghi e i fiumi più profondi in prossimità del villaggio sono abitati dai coccodrilli marini. È più grande e più pericoloso del coccodrillo d'acqua dolce della Nuova Guinea ed è in grado di attaccare con maggiore rapidità e decisione. Fino alla scorsa generazione, prima della caccia indiscriminata dei primi anni 60, tutti a Kavianange avevano un parente ucciso da un coccodrillo. Per lo più vengono cacciati i coccodrilli giovani e lunghi meno di un metro. Le donne e i bambini li prendono nelle paludi più grandi, rubando le uova dai nidi, raccogliendo i piccoli nell'erba alta, talvolta ricorrendo a trappole o esche. Questi coccodrilli, molto piccoli, vengono cacciati per mangiarne la carne, essendo la pelle praticamente priva di valore. In natura, la maggior parte dei giovani coccodrilli muoiono prima di arrivare alla maturità. Le leggi che proibiscono la compravendita delle pelli degli animali più grandi contribuiscono a proteggere gli esemplari di 15-20 anni che si riproducono ogni anno per la conservazione della specie. Questo giovane coccodrillo viene allevato per poterne sfruttare la pelle. Ben accudito, crescerà di oltre un metro l'anno. Tra 2 anni il suo valore sarà 100 volte quello attuale. I recinti per i coccodrilli sono stati costruiti in diversi posti.
È l'inizio di un'industria che potrebbe consentire alla Nuova Guinea di continuare a lucrare sulla pelle dei coccodrilli senza mettere in pericolo la specie. Nei primi anni 60, in un solo anno di caccia indiscriminata, la Nuova Guinea guadagnava più con le pelli di coccodrillo che con l'oro o il legname. Secondo l'uomo coccodrillo di Kavianangha, un uomo utilizzò gli alberi per trasformarsi nel primo coccodrillo. Sotto un ornamento di piume dell'uccello del paradiso porta il dente di un enorme coccodrillo. Una leggenda narra di un coccodrillo pesce lungo 100 chilometri sbucato dalle viscere della terra per portare la luce in un mondo nel quale l'uomo viveva nelle tenebre. Gli uomini di Kavianangha vanno a caccia di grossi coccodrilli senza armi da fuoco. Si avventurano nottetempo con le canoe, le lance e le torce. È un coccodrillo d'acqua dolce, lungo circa 3 metri. La pelle sul dorso è a scaglie rinforzate da placche cornee. Nello scuoiare il coccodrillo si lascia intatta la più elastica pelle della pancia. Anche se non sembra, la pelle del coccodrillo è morbida ed è anche molto resistente e flessibile. Le scaglie garantiscono una notevole lucentezza e la pelle di coccodrillo dura più a lungo di qualunque altra pelle. I coccodrilli possono raggiungere i 7 metri di lunghezza. Perché non perda il suo valore, la pelle deve essere tolta con maestria e senza graffiarla o tagliarla. All'origine della vita, secondo la tradizione Dani, un serpente e un uccello discutono alla presenza del primo uomo, Nakmatuji, sul destino finale degli uomini. Il serpente sostiene che dopo la morte e la cremazione, gli uomini possono tornare a vivere. L'uccello non è d'accordo. I morti debbono restare morti e i sopravvissuti piangerli spargendosi il corpo di fango in segno di lutto. Nakmatuji si schiera dalla parte dell'uccello, scegliendo così di non essere immortale. Per celebrare l'antico mito, gli uomini e le donne Dani, durante le cerimonie, si dipingono con fango colorato e grasso mescolato a cenere, imitando l'uccello delle origini. Thank you.
La Nuova Guinea, vista sulla carta geografica, appare come un uccello proteso a beccare l'Indonesia. I primi abitanti erano i marsupiali, i mammiferi più primitivi dell'evoluzione, quando ancora l'isola era unita al continente australiano. Poi, attraverso il ponte dell'arcipelago indonesiano, bande di cacciatori e raccoglitori hanno raggiunto l'isola, penetrando nell'interno e occupando gli altopiani centrali, dove hanno trasformato l'ambiente, eliminando le foreste e creando luoghi di coltivazione. La popolazione dei Dani discende da quei lontani e ardimentosi viaggiatori e abita oggi la valle più grande e fertile della Nuova Guinea occidentale. Il villaggio è protetto da un muro di cinta di tavole e canne, alto 2 o 3 metri, a forma di ferro di cavallo, a cui si accede attraverso un piccolo ingresso rialzato da terra. Al centro vi è uno spiazzo in terra battuta che funge da aia. Tutt'intorno le varie capanne delle donne con la cucina in comune, dove ogni famiglia ha il proprio fuoco. In posizione dominante si trova il Pilamò, la casa degli uomini, che oltre ad essere alloggio è anche luogo di incontro con gli spiriti della foresta e con gli antenati. Nella casa degli uomini è facile trovare tra i vari oggetti sacri i corpi mummificati di avi importanti che hanno la funzione di trattenere la loro anima e proteggere il villaggio dagli spiriti malefici. La storia che ci viene raccontata è quella di un prestigioso guerriero vissuto più di 300 anni fa, di nome Mabel. Per il suo particolare valore, il corpo è stato essiccato al sole. Successivamente trasferito accanto al focolare, ha assunto una colorazione nera di insolita lucentezza. Durante la Seconda Guerra Mondiale, quando una spedizione americana andò in soccorso dell'unico superstite di un incidente aereo, i Dani comparvero per la prima volta agli occhi dell'Occidente. Erano già abili orticoltori, dediti soprattutto alla coltivazione della patata dolce. La grande maggioranza degli orti viene realizzata nella foresta secondaria, dove uomini e donne tagliano il sottobosco, bruciano le erbacce e dissodano il terreno. Grazie al clima temperato, ogni famiglia ha sempre campi da coltivare. La fertilità della terra si esaurisce rapidamente, cosicché si rende necessario spostare gli orti in attesa che il terreno riposi e ritrovi le condizioni che consentano di riprendere la coltivazione. Gli uomini costruiscono grandi canali che hanno il compito di drenare l'acqua piovana per evitare l'allagamento degli orti e, nel periodo più asciutto, servono a mantenere umide le radici delle patate. Gli stessi canali offrono l'occasione per una battuta di pesca che tuttavia non rappresenta una grande fonte di alimentazione ed è praticata saltuariamente. Sì.
Dio, ma cazzo. Prima di procedere alla coltivazione della patata dolce, l'uomo più importante del villaggio pianta in vicinanza degli orti un arco di arboscelli alti circa 1,5 metri. Un fascio di erba viene posto ai piedi dell'arco e fissato sul terreno con cerchi di rami sottili. È la casa dello spirito della patata che deve essere piantata. L'erba viene chiamata Al-Ega, dove Al significa ano ed Ega foglia. Il nome composto rimanda all'erba distesa sotto il corpo dei bambini dani nella rete di trasporto. C'è un'analogia simbolica tra il bambino nella sua rete ricoperta di erba che lentamente sviluppa la sua anima e la patata che cresce nell'orto. Mentre gli uomini dissodano il terreno, le donne con il loro bastone da scavo graffiano la terra, formando un piccolo monticello dove viene riposto il germoglio della nuova pianta. Durante i mesi successivi, le donne tornano periodicamente all'orto per eliminare le erbacce e potare. Il raccolto procede per diverso tempo. Sempre la donna si sposterà da un orto all'altro e, pungolando il monticello con il solito bastone da scavo, cercherà i tuberi più grandi. Quando il raccolto è terminato, i maiali sono lasciati correre negli orti per mangiare i tuberi più piccoli e introvabili. La donna Dani ha un altro compito gravoso e importante, la raccolta del sale. Esistono solo 2 sorgenti salmastre in tutta la grande vallata e così ogni giorno gruppi di donne, accompagnate dai loro mariti per essere difese da eventuali aggressioni, si recano al lavoro. Le cortecce di banano sono immerse nell'acqua e masticate più volte affinché assorbano meglio il sale contenuto nella sorgente. Così macerate, sono avvolte in foglie di banano e trasportate al villaggio, dove asciugate al sole si induriscono. Le cortecce, una volta bruciate, si trasformano in cenere salmastra che viene utilizzata per insaporire il cibo o come merce di scambio. Una delle prime parole che il bambino impara a pronunciare è mama, una versione nel linguaggio infantile di vam, cioè maiale. Infatti, i maialini sono i loro primi compagni di vita e di gioco e il loro primo lavoro è quello di condurli al pascolo.
I porcili sono annessi alla casa delle donne e questi animali, sin da giovani, vengono coccolati, nutriti con attenzione e quando sono abbastanza adulti da saper badare a se stessi, sono lasciati liberi di pascolare nella foresta o negli orti abbandonati. A volte può accadere che una scrofa venga uccisa prima ancora che i maialini siano svezzati. Allora una donna si prende l'incarico di crescerli e, se necessario, di allattarli. Quando un Dani muore, dal suo corpo esce lo spirito, che dopo alcuni giorni viene convinto ad andarsene verso la foresta. I Dani pensano che questi spiriti siano estremamente malevoli e quando si avvicinano al villaggio rappresentano una minaccia per la vita degli uomini e degli animali. Quindi è necessario offrire loro merci di valore come pietre sacre, fasce ornamentali e cibo rituale per invitare gli spiriti a tornarsene nella foresta. Non sempre queste offerte sono sufficienti a placare gli spiriti che si manifestano con l'arrivo della pioggia. Allora è necessaria un'offerta più grande o una vera e propria cerimonia dove un giovane maiale viene sacrificato. Il maiale ha un ruolo essenziale nella vita dei Dani. Possederlo conferisce prestigio alla comunità. Inoltre, raramente la carne viene consumata al di fuori di una cerimonia e per i Dani il disperato verso dell'animale quando viene ucciso scandisce i momenti essenziali della loro vicenda umana: la nascita, il matrimonio, la malattia, la festa, la morte. Subito dopo l'uccisione dell'animale, gli uomini accendono il fuoco con un'antica tecnica rimasta inalterata nel tempo. Le orecchie e la coda del maiale sono tagliate con dei coltelli di bambù e collocate su di una foglia di banano per essere portate all'interno della casa degli uomini. Verranno usate per propositi magici. Legate attorno agli oggetti ornamentali, danno protezione contro gli spiriti malefici. Il cibo è cotto a vapore con delle pietre infuocate e su di un forno avvolto d'erba. Mentre si arroventano le pietre sul fuoco, una serie di fasci d'erba sono posati sul fondo di una buca, sino a sporgere fuori dell'orlo per circa un metro. Quando le pietre sono infuocate e il cibo pronto per la cottura, inizia il procedimento della formazione del forno, che di solito viene realizzato sia dagli uomini che dalle donne. Per il trasporto delle pietre si usano dei lunghi bastoni biforcuti. Così si dispongono a strati alterni, felci,
foglie tenere di tuberi, patate dolci e foglie di banano. Quando tutto l'occorrente è stato adeguatamente sistemato, si versa dell'acqua salata per insaporire il cibo e produrre vapore. Nell'ultimo strato del forno si colloca il maiale. Poi le erbe, già predisposte e tenute assieme con corde di rampicanti, ricoprono interamente il forno e trattengono il vapore prodotto dall'acqua sulle pietre roventi. Mentre la costruzione del forno richiede circa un'ora di lavoro, la cottura del cibo va avanti per almeno 3 ore. L'attesa dell'apertura del forno è dedicata al rituale di comunicazione con gli spiriti della foresta. Uomini e donne oscillano avanti e indietro informando gli spiriti, con grida e movenze, dei doni che tutto il villaggio offre per propiziarsi la loro benevolenza. Questo movimento alternato, dove non ci sono passi particolari, ripete lo schema primordiale dell'attacco e della fuga, tipico delle loro battaglie. Nell'immaginario della danza, la donna, imitando un guerriero nell'atto di colpire con la lancia, infrange un divieto antico comune alle culture primitive: usare o addirittura toccare le armi che rappresentano il potere e simboleggiano gli organi sessuali maschili. Il maiale, disteso su di un letto di foglie davanti alla casa degli uomini, è tagliato con un coltello di bambù per essere diviso secondo una gerarchia ben stabilita. Le donne si raccolgono intorno alla buca per dividersi le verdure e le patate dolci e attendere la porzione di carne ad esse destinata. Il maiale costituisce l'unica risorsa di carne per i Dani, che hanno una dieta prevalentemente vegetariana. L'uso della carne in particolari situazioni, dove le tensioni indeboliscono le difese dell'organismo, diviene una necessità per ristabilire l'equilibrio fisiologico. Quando i Dani uccidono e consumano il maiale per ottenere protezione dagli spiriti della foresta, compiono un rito e a un tempo applicano un'importante regola alimentare, pur essendone inconsapevoli. Ci sono altri esempi del genere nelle cosiddette culture primitive. I Papua della zona orientale dell'isola affermano di essere contrari alla costruzione di case al di sotto dei 1000 metri, perché certi spiriti che vagano di notte nelle zone basse potrebbero procurare la febbre. Il comportamento di questi spiriti è del tutto simile a quello delle zanzare. Ma i Papua non sanno che quegli insetti sono portatori di malaria. Ci troviamo in entrambi i casi in presenza di norme rituali e magiche che coincidono con risposte adeguate ai problemi della sopravvivenza. La forza di un individuo ha sede nella sua anima e quindi lo stato di salute è in relazione ad essa.
L'anima si trova nel cuore e viene chiamata Edai Egen, il seme che canta. Quando qualcuno è malato o ha grossi dispiaceri, allora l'anima si indebolisce e gli spiriti malefici possono provocarne facilmente la morte. Nanti kelihatan mukanya, mukanya. Se un Dani muore, il suo spirito lo lascia e si aggira nel villaggio. Per convincerlo ad andare nei boschi, poiché egli rappresenta una continua minaccia all'interno della comunità, gli vengono offerti oggetti ornamentali, fasce di conchiglie e pietre sacre. Se lo spirito si dimostra particolarmente aggressivo, per impressionarlo si procede al taglio delle dita delle bambine appartenenti alla famiglia del defunto. Quasi ogni donna Dani ha perso nell'infanzia dalle 4 alle 6 dita delle mani. In questa civiltà appartata dalle radici antichissime, si è sempre pensato agli spiriti del male in modo convenzionale e solenne a un tempo. Ad essi ci si è rivolti perché preservassero la salute, il raccolto, il quieto scorrere di un'esistenza quotidiana ed essenziale. Ma i Dani non potevano supporre che la loro insidia maggiore giungesse non dalla misteriosa foresta, ma dal complesso modello di sviluppo occidentale, che è tanto fiero del proprio progresso quanto poco attento a forme di convivenza diverse da quelle che pratica sotto il segno di sofisticate tecnologie. Dan pengurus Bayangkari di Kecamatan Krulu yang saya hormati. Anak-anakku, pelajar SMP, murid sekolah dasar yang sangat saya cintai. Yang diwarnai oleh darah berjuta-juta manusia bangsa Indonesia. Pada saat sekarang ini, kita hanya dituntut oleh bangsa kita untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita. Kita harus mengerti bahwa selama 350 tahun, bangsa kita dijajah oleh Nederland. Saya minta supaya perjuangan daripada bangsa kita ini, perjuangan daripada pendahulu-pendahulu kita ini, kita harus dengan... Si assiste oggi a singolari contaminazioni fra antico e nuovo che rasentano il grottesco. In questa folla variopinta, dove il passato e il futuro tentano il loro approccio maldestro, c'è forse qualche segnale utile anche per noi. Papua Nuova Guinea, tra l'Australia e l'Equatore, la terra dei Wola. Questi indigeni di antica origine asiatica si stanno preparando per un evento molto atteso, il Sa, una cerimonia del rito lungo e complesso. Durante il Sa verranno uccisi molti maiali e la loro carne sarà esposta su questi lunghi pali per essere poi donata alla collettività. Contrariamente alla cultura occidentale, infatti, per i Wola la ricchezza è rappresentata dalla quantità di beni che ciascuno può donare.
Ebola vivono sulle montagne meridionali dell'isola, tra le nubi che coprono perennemente la foresta pluviale. Qui abita anche il casuario, uno strano uccello incapace di volare che i Wola credono discenda dalla dea del tuono. Gli anziani tramandano ai giovani le conoscenze della tribù. Durante la loro vita sono passati dall'età della pietra a quella dell'aeroplano. Un salto di 10.000 anni in una sola generazione. Kem racconta come il casuario cadde dal cielo. Gli uomini che posseggono dei casuari li uccideranno in questa radura il primo giorno del Saa. Il secondo giorno verranno abbattuti centinaia di maiali. Gli abitanti di 7 villaggi si riuniranno per questa occasione e offriranno in dono tutti i loro maiali e i loro casuari. I doni dovranno poi essere ricambiati con altri regali di valore equivalente. Questo ciclo perpetuo contribuirà a tenere unita una società senza capi e senza leggi. La preparazione del Saa, per cui è necessaria la forza di molti uomini e la collaborazione di molte donne, presenta numerose difficoltà. Tra i Wola, infatti, non c'è un'autorità che possa dare ordine. Ciascuno agisce secondo regole di comportamento socialmente accettate. A nessuno può venire imposto un ordine e in caso di disaccordo si può solo tentare con la persuasione. Quando le esigenze individuali di alcuni si scontrano con quelle di altri, la discussione comune dei problemi permette di alleggerire le tensioni e di trovare un compromesso tra la libertà personale e la necessità del gruppo. Kellow misura lo spazio che occuperanno i quarti di maiale. I più giovani sono ansiosi di cominciare. Altri invece vorrebbero aspettare, per un lutto in famiglia o per qualche debito ancora da pagare. Non si possono uccidere i propri maiali se si hanno debiti. I maiali sono preziosi, ma lo sono anche i casuari, rari e difficili da catturare. I cacciatori devono conoscere molto bene le abitudini delle loro prede per poterle sorprendere. Per Kem e i suoi amici, tutte le parti del casuario sono preziose. Dalle ossa ottengono le punte delle lance, mentre per le frecce usano gli artigli. Le piume vengono legate in modo da ottenere elaborati copricapi. Kem descrive come il casuario depone le uova.
Nella foresta, i Wola osservano e ascoltano con attenzione per non perdere le tracce del casuario. Difficilmente una preda adulta viene catturata viva. I cacciatori sanno infatti che con una zampata l'uccello può causare gravi ferite al suo avversario. L'unica possibilità è quella di saltargli in groppa, in modo che le zampe cedano sotto il peso, ma ci vuole coraggio. Quasi sempre è l'uccello a battere i cacciatori. Basta un rumore quasi impercettibile perché scappi e si nasconda nel fitto della vegetazione. Se l'uccello ha dei pulcini a cui badare, correrà a zigzag, ma senza allontanarsi troppo. I piccoli infatti non riescono a correre velocemente nel fitto sottobosco e il genitore non li abbandona. Menaing si avvicina furtivamente, ma l'eccitazione lo induce a scoccare la freccia troppo presto. Una volta scacciato il genitore, gli uomini cercano i pulcini seguendo il loro disperato pigolio. M ne trova uno e chiama i compagni. Per M tornare a casa con una preda così ambita è motivo di grande soddisfazione. Una volta cresciuto, il casuario verrà sacrificato e donato. Quando si tratta di accumulare beni da donare durante il Sa, i Wola diventano molto competitivi. M ha fatto la sua parte. Ora sarà sua moglie ad allevare il pulcino. In casa, la donna tiene il pulcino al sicuro in una borsa a rete appesa al muro, in modo da evitare che i bambini o i maiali possano fargli del male. A
A questo stadio il pulcino non ha molto valore, ma ne avrà quando sarà adulto. E chi lo alleva è consapevole di assumersi una grande responsabilità. La patata dolce, alimento base per i uola, nutre sia il bambino sia il piccolo uccello. Dopo aver passato un po' di tempo con la donna, il pulcino la elegge a propria madre adottiva e la segue ovunque vada. Può anche essere lasciato libero perché si è affezionato come un cagnolino e non si allontanerà. Solo la paura, come quella di cadere, lo fa restare indietro. Ma con gentilezza e pazienza, le piccole difficoltà quotidiane vengono superate. Molte donne uola svolgono tutte le loro faccende con un giovane casuario alle calcagna. In queste comunità sono le donne a provvedere al cibo. Seminano, coltivano e raccolgono piante come il taro, una patata dolce, e la canna da zucchero. Anche l'allevamento dei maiali spetta a loro. Le belle giornate sono dedicate all'orto. I bambini più grandi restano al villaggio, ma quelli non ancora svezzati non vengono mai separati dalle madri. Lindy vi sotterra qualche patata dolce per il pranzo della sua famiglia, di cui fanno parte bambini, uomini, donne, maiali e pulcini. Anche gli uccelli un po' più grandi seguono le madri adottive, ma la loro natura aggressiva sta per prendere il sopravvento. I casuari adulti sono pericolosi e per il resto della loro vita verranno tenuti in gabbia. La madre adottiva diventa il loro carceriere e non farà mai mancare loro da mangiare. Benché le donne non partecipino al SA, il loro ruolo è determinante, perché producono la ricchezza su cui è incentrata la cerimonia. Egyu alleva dei maiali in più appositamente per il grande giorno. Sta trasportando delle talee di patata da trapiantare in un nuovo orto, perché il cibo che produce non basta più a nutrire tutti i suoi animali. Tanto maggiore il numero di maiali che ogni clan uccide, e tanto maggiore è il suo prestigio. Sono articoli di valore anche le conchiglie delle ostriche ferrifere. Trasportate dalla costa lungo centinaia di chilometri di sentieri di montagna, queste mezzelune di madreperla sono oggetto di continui scambi. Pur essendo molto ambite, infatti,
Gli uomini le desiderano soltanto per poterle cedere di nuovo. Fanno parte di quel complesso sistema di scambi che funge da valvola di sfogo di una società senza leggi. Prima di prendere parte al SA, gli uomini devono regolare le loro pendenze. Solo dopo averlo fatto potranno uccidere animali pregiati. Hiro deve rimborsare i parenti di un suo amico che lo hanno aiutato a pagare dei debiti di guerra. Gli uomini passano molto tempo a discutere per accordarsi sugli scambi di doni, ma possono farlo solo grazie alle donne che producono la loro ricchezza. Finalmente hanno raggiunto un accordo. Il SA è fissato tra un mese lunare. Ma una famiglia ha subito un lutto. Naleb sta completando la capanna funeraria per la giovane sorella, Nong, morta 2 settimane prima. Sono tutti convinti che sia stata colpita da un sortilegio. Il padre non si è ancora riavuto dal dolore e la famiglia chiede di rimandare le celebrazioni per rispetto verso la defunta. Tensgei non vuole aspettare. Sua moglie ha molti maiali da sfamare e lui li ucciderà il giorno stabilito. Gli altri facciano come credono. Kot, un uomo stimato che possiede molti maiali. Anche lui è contrario al rinvio. Dopotutto i preparativi sono già piuttosto avanzati. La discussione è destinata a continuare a lungo. Di nuovo a Tenskei. Ha accusato Kem di voler costruire una nuova casa su un terreno sul quale egli vanta diritti ed esige un compenso. Kem non gli riconosce alcun diritto. Lui qui 10 anni fa aveva un orto. Kem non cede e continua a discutere. Tra loro non corre certamente buon sangue. Tensgei è uno che non si arrende, lo dicono tutti. Si fa prendere dalla rabbia e diventa violento. Così quando Kem e i suoi amici riprendono il lavoro, Tensgei passa dalle parole alle mani. Il fatto che ci siano degli scontri non sorprende in una società dove non esiste un'autorità preposta a fare giustizia. Di solito un dono è sufficiente per rappacificare le parti, ma quando questo viene rifiutato, allora la tensione rivela quanto precario sia l'equilibrio del villaggio.
La lite nata fra Tensgay e Kem viene finalmente sedata dai parenti. Ancora un'esitazione e i due avrebbero potuto farsi del male. In un caso come questo, le trattative sarebbero state lunghe e difficili, ritardando ulteriormente l'inizio del SAR. Senza farsi scoraggiare dalle discussioni interminabili, alcuni uomini iniziano a lavorare al terreno delle danze. Sperano così di convincere gli altri a cominciare, in modo che si crei un'ondata di entusiasmo così forte da trascinare anche i più restii. Ora che tutti i pali sono pronti, gli uomini preparano le cataste di legna sulle quali verranno disposte le fronde di felci usate per cucinare i maiali. I casuari comuni dal doppio bargiglio sono ritenuti particolarmente pregiati dai Wola. Vivono più in basso, nelle foreste vicino al lago Kutubu, dove gli insediamenti umani sono scarsi e gli animali selvatici abbondano. È lì che i Wola si procurano gran parte dei casuari da sacrificare. Barattando con i villaggi locali, acquistano anche esemplari della specie minore, il casuario di Bennett. Nelle loro foreste non potrebbero mai trovare tutti gli uccelli necessari per la celebrazione. Il viaggio di ritorno dal lago Kutubu dura oltre una settimana. Si devono superare montagne coperte da una fitta vegetazione, arrampicandosi su e giù per sentieri ripidi e scivolosi. Sfregando una scheggia di canna contro un pezzo di legno tenero, in pochi istanti Kello accende il fuoco. Lui e il suo amico Pes hanno bisogno di soste frequenti perché il casuario è molto pesante. I due uomini non si aspettano nessun aiuto economico dai parenti per pagare l'uccello. Se non riuscirà a pagarlo entro la fine del mese, Kello non potrà ucciderlo e dovrà restituirlo. Prima di poter considerare finito il loro compito, gli uomini devono chiudere le prede in gabbia perché gli uccelli adulti sono molto pericolosi.
Poi toccherà alle donne occuparsene. Ogni sera, rientrata dall'orto, Perlin dà da mangiare al casuario che suo marito, Keisha, ha portato dal lago Kutupu. La donna lo nutre generosamente con patate e dolci. Poco prima del Saar, Keisha trasferirà l'uccello dalla sua gabbia alla radura dove si svolgeranno le danze. Quando gli uomini cominciano a costruire la lunga fila di gabbie, è segno che il Saar è vicino. I proprietari di casuari sono felici. Si sono guadagnati la fama di abili uomini d'affari, non solo perché sono padroni di creature rare, ma anche perché, avendo saldato i loro debiti, possono permettersi di ucciderle. Kem spiega come ogni generazione modifichi le norme che regolano lo scambio dei doni. Alcuni giorni prima del Saar, all'alba, si invitano gli abitanti dei villaggi vicini a portare i loro suini nell'arena. Molte famiglie vivono sull'altra sponda del fiume Was. Per attraversare i guadi, i maiali più pesanti devono essere assicurati con robuste liane. I casuari, invece, devono essere immobilizzati. I maiali più piccoli possono essere portati in braccio sull'altra sponda passando sui ponti sospesi, costruiti con canne e liane. Un passo falso e l'animale verrebbe irrimediabilmente perso. Si deve fare in fretta. Qualche istante di troppo e il maiale affogherebbe. Per tutta la mattina, i sentieri che portano all'arena delle danze sono affollati di visitatori. Alcune donne hanno dipinto delle larghe strisce bianche sulla spina dorsale dei loro animali per metterne in risalto le forme e le dimensioni. Quando i visitatori raggiungono l'arena, detta Ouma, i maiali vengono legati a una fila di paletti piantati nel terreno. Tutti sono emozionati e felici, salvo ovviamente i maiali. Alcuni uomini stanno ancora discutendo per sistemare gli ultimi debiti e così poter uccidere i loro maiali. Quando tutti gli animali sono stati legati, gli uomini contano i maiali e annunciano orgogliosamente quanti ne uccideranno. In totale hanno 400 bestie. Una
Pes ha annunciato che lui e i suoi parenti intendono uccidere i loro maiali insieme. Lui sostiene che ci dovrebbe sempre essere collaborazione all'interno delle famiglie. Kot, l'uomo forte della situazione, annuncia il programma. Il primo giorno danzeremo con i casuari e li uccideremo, dice. Il secondo giorno uccideremo i maiali e ne distribuiremo la carne. Durante l'attesa, gli uomini più giovani si addobbano con decorazioni elaborate, ma non le migliori, che vengono conservate per il giorno successivo, e vanno a fare visita ai villaggi vicini. Tra grida e canti annunciano il grande evento e poi via di corsa al villaggio successivo. L'entusiasmo cresce e i giovani improvvisano spontaneamente una danza. Non riescono a frenare l'eccitazione e si incamminano verso un altro villaggio ancora. Nel giorno precedente alle danze, gli uomini recuperano i casuari che avevano affidato alle mogli. Ormai è sera e tutto è tranquillo. I casuari, chiusi nelle gabbie anguste, rimangono nello spiazzo predisposto per la cerimonia. Il silenzio è quasi lugubre, un momento di calma prima del fatidico giorno. All'alba ferve una grande attività. Nei villaggi gli uomini cominciano a truccarsi e a decorarsi per la danza. Tutti si aiutano a vicenda. Intanto altri si riuniscono sulla Ouma per uccidere i casuari. Mogli e sorelle dipingono le facce degli uomini. Trascinati fuori dalle loro gabbie, i casuari vanno incontro a una morte violenta. L'azione si svolge in modo rapido e non plateale. C'è solo un uomo per ciascun casuario, in contrasto con la vasta folla che assisterà più tardi alla danza. Per fortuna, in pochi minuti, è tutto finito. Ciascuno trasporta il suo casuario fuori dall'arena e lo nasconde in mezzo alla vegetazione. Nessuno deve vedere le carcasse. La gente deve credere che gli uccelli siano arrivati in volo.
Chi possiede pregiate piume di uccelli del paradiso le noleggia ai danzatori. I padroni dei casuari pettinano le loro bestie per la danza. Si completano bardature e decorazioni. La grande quantità di uccelli morti è segno di abbondanza. Quest'anno ci sono ben 40 casuari. Vengono messe in mostra le più belle conchiglie di famiglia. L'olio, estratto da un albero che cresce sulle rive del lago Kutubu, farà riflettere la luce del sole sulla pelle e risplendere le piume del casuario. Non c'è bisogno di troppi ornamenti. Il casuario è un trofeo più che sufficiente. Ormai la maggior parte dei danzatori ha raggiunto l'Ouma, l'arena delle danze. Gli uomini con i casuari rimangono nascosti mentre cresce l'attesa per il loro arrivo. Gli uomini diventano ansiosi e impazienti. Aspettano che tutti i danzatori siano arrivati e che il pubblico sia al completo. Finalmente escono dal nascondiglio per fare irruzione nell'arena, lanciando grida a cui rispondono voci di ammirazione. Il solo pensiero della carne bianca degli uccelli fa venire l'acquolina in bocca a chi per un anno ha mangiato quasi esclusivamente patate e dolci. I danzatori vengono preceduti dalle adolescenti, anch'esse riccamente addobbate. I casuari pesano e pochi uomini riescono a danzare tenendoli in spalla per più di mezz'ora. Allora altri danno loro il cambio, in modo che la festa possa durare tutto il giorno o perlomeno finché non piova. Questa volta la pioggia arriva prima del solito. Forse la dea del tuono che vive in cielo, protettrice dei casuari, è in collera perché così tanti uccelli sono stati uccisi in un solo giorno.
Per vendicarsi agita il bastone nella pozzanghera celeste e interrompe la danza. Le piume degli uccelli del paradiso potrebbero rovinarsi e i proprietari le recuperano. Dopo mesi di preparativi, la danza è bruscamente interrotta. Ma il Sa continua. La festa non ha ancora raggiunto il suo culmine. Dopo la danza, gli uomini spiumano i loro casuari e li preparano per la cottura. Le lunghe e morbide piume vengono messe da parte per farne copricapi. Nel tardo pomeriggio, gli uccelli vengono cucinati in forni costruiti appositamente allo scopo. Solo i familiari possono assistere alla preparazione. Una volta cotta, la carne bianca del casuario viene suddivisa in porzioni uguali e distribuita. La stessa cosa, su scala ben più ampia, avverrà con la carne di maiale. Il Sa ha attirato molti visitatori da ogni luogo. Questa è anche una buona occasione per fare la corte alle ragazze. La maggior parte dei giovani, uomini e donne, trascorreranno la notte cantando in piccoli gruppi. Il secondo giorno è la volta dei maiali. All'alba più di 400 animali vengono condotti all'arena e uccisi a bastonate. Nella nostra mentalità è uno spettacolo barbaro. I colpi della pesante mazza fracassano il cranio delle bestie. Quando i maiali sono tutti morti, gli uomini strinano le carcasse sul fuoco, grattando via le setole e la pelle bruciata. Per macellarli, staccano una striscia di carne dalla pancia e poi, con grande attenzione, separano le due metà del maiale dalla cassa toracica. Espongono la carne sui pesanti pali che avevano faticosamente portato fin qui più di un mese prima. Chi ha donato gli animali si riempie di orgoglio vedendoli così esposti alla pubblica ammirazione. Le donne e i bambini siedono attorno al fuoco, arrostendo bocconcini prelibati prima della grande distribuzione. Gli uomini di Alla Lincia accendono grandi fuochi nei forni per scaldare le pietre che serviranno alla cottura.
Quando le pietre sono roventi, gli uomini rivestono la base del forno con foglie di banano. Sopra queste depongono la carne assieme a fronde di felce che ne assorbiranno il grasso. Ricoprono il tutto con altre foglie di banano e con uno strato di pietre roventi. Infine sigillano il tutto con uno strato di terra. Adesso si tratta solo di aspettare. In un'ora o due la carne sarà pronta. Finalmente si aprono i forni e si estrae la carne fumante. I mesi di preparazione e gli eventi degli ultimi due giorni stanno per culminare nel rito dei doni, quando gli uomini acquisteranno prestigio distribuendo il cibo. Kot, uno degli uomini più stimati di Al-Linja, cede la carne dei suoi 9 grassi maiali. Tenendo ciascun pezzo sopra la testa, grida il nome del parente o dell'amico a cui è destinato. Il pezzo di carne passa di mano in mano, creando un senso di unità e comunione all'interno di questo fragile tessuto sociale. La carne verrà consumata a casa, in privato. Ciò che conta, infatti, non è che venga mangiata, ma che venga donata o ricevuta in regalo. Il dare e il ricevere è come un pegno di amicizia e mantiene in vita l'ordinata anarchia della società Wola. Kem, uno dei più anziani Wola, si ritiene soddisfatto della cerimonia che sta volgendo al termine. Grazie.